Ecco che dopo una fase di tempo caratterizzata da temperature molto miti, soprattutto sui rilievi, nel corso delle prossime ore l'aria fredda inizierà via via ad affluire sul nostro territorio, riportando appunto temperature più consone al periodo. Quindi nella giornata già di domani e in quella di venerdì e anche sabato ritroveremo una marcata variabilità con possibilità appunto di intermittenti rovesci che potranno assumere carattere nevoso sull'Appennino a partire dai 700-800 metri di quota. Poi il vero e proprio impulso di aria più fredda di origine artica arriverà nella giornata di domenica. Infatti a partire dalla tarda mattinata di domenica si avrà un diffuso peggioramento un po' su tutto il nostro territorio regionale, con delle precipitazioni che assumeranno carattere nevoso anche a quote molto basse, in particolare proprio tra la tarda mattinata e le ore del pomeriggio. Diciamo che la neve potrà cadere a partire dai 200-300 metri di quota, ma non escludo che i fiocchi possano raggiungere anche i settori pianeggianti e qualche fiocco misto a neve anche sui settori costieri, in particolare proprio nell'area del Pesarese, nella costa fanese fino al nord anconetano. Poi nel corso della serata, diciamo, il vento tenderà a rinforzare da nord-est, quindi questo produrrà proprio sulla fascia costiera un lieve aumento della temperatura che appunto porterà, farà sì che la neve che potrebbe cadere nelle ore precedenti tenderà a trasformarsi in pioggia, mentre sui settori collinari appenninici le nevicate continueranno tutta la serata con accumuli che potranno anche raggiungere i 20-30 cm a quote collinari. Le temperature appunto, come detto, diminuiranno anche sensibilmente, portandosi su valori invernali, con le massime che nella giornata di domenica non supereranno i 2-3 gradi anche in pianura.